euroregione.news. Giornate del malato, Codroipo sempre proattiva. Da tanti anni a Codroipo in questi giorni si commemora la giornata del malato con diverse iniziative che Angelo Macor, Associazione Diritti del Malato, in collaborazione con l'ASP Daniele Moro, la parrocchia e l'amministrazione comunale, con il sindaco Fabio Marchetti in prima persona. 18ª giornata dedicata al malato, curata dall'amministrazione della città di Codroipo, grazie all'organizzazione sempre puntuale e precisa del signor Angelo Macor dell'Associazione per i diritti del malato, patrocinata oltre che dalla città di Codroipo anche dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore, oggi rappresentata dal Monsignor Ivan Bettuzzi, e dall'ASP Daniele Moro, rappresentata dal vicepresidente Luciano Latona. Mi dispiace non ci fosse il presidente Giovanni Castaldo, medico, ufficiale dell'esercito, generale dell'esercito, oggi in quiescenza perché assente per un lutto familiare che purtroppo l'ha colpito, e formulo le più sentite condoglianze a lui e famiglia. Giornata che nasce da un incontro casuale con un alpino camminatore, il signor Brusamento, che ci fa conoscere l'amministrazione della città di Codroipo una malattia rara, la sclerosi tuberosa, che colpisce molte famiglie ma che è ancora sconosciuta ai più. Da qui nasce l'idea di dedicare proprio nel 2022 la giornata del malato, anno il 2022, apro una parentesi, dedicato proprio alle malattie rare, alla sclerosi tuberosa, e anche di fare il punto su quella che è stata la situazione dopo 2 anni di Covid. Questo perché? Perché assieme ai malati di malattie rare come la sclerosi tuberosa abbiamo moltissimi malati affetti da altre patologie, ne cito solamente alcune senza voler escludere nessuna, ma mi viene bene per salutare i presenti: chi è affetto da patologie del cancro, avevamo in sala il presidente ingegnere Arpino della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, la LILT, chi è affetto e portatore di disabilità, avevamo il presidente della pannocchia o di malattia dell'Alzheimer, il presidente dell'associazione Alzheimer di Codroipo, signor Fortunato Tonin. Ecco, questi sono solo degli esempi di categorie di persone fragili che hanno avuto notevoli e superiori difficoltà rispetto a quelle che ha avuto la popolazione normale, e ne abbiamo tutti quanti avute molte dopo 2 anni di Covid. Quello che ci aspetterà dopo è stato illustrato in maniera egregia dai relatori di questa serata, docenti universitari, professori di medicina, personale specializzato in questo tipo di malattie, che hanno definito e delineato in maniera egregia quello che ci aspetterà, ma soprattutto quello che dovremmo ancora fare, ed è molto, per quello che sarà il post-Covid o cosiddetto long Covid, ovvero sia tutta quella cosa che viene definita immateriale, ma di fatto un pezzo è anche materiale, iniziando dalle ripercussioni che le persone hanno a livello personale, a livello psicologico, a livello di comportamento, a quello che è la cosa che oggi vediamo più di tutte acuito soprattutto da una guerra che era giunta inaspettata, quella dell'Ucraina, ovvero sia una crisi economica aggravata dal Covid, aggravata da questa guerra, che tutti quanti ci dobbiamo rimboccare le maniche per affrontare in maniera ancora più pesante rispetto al passato, proprio perché non siamo di fatto ancora usciti da un periodo di pandemia che ha sfiancato un po' gli animi di tutti quanti. Noi però siamo qui per infondere coraggio come istituzione comunale, e quindi anche come città di Codroipo riteniamo di essere stati un'altra volta di più precursori rispetto a un genere di malattia poco conosciuta, la sclerosi tuberosa, e rispetto a un punto della situazione che siamo i primi a fare pubblicamente a 2 anni dall'inizio del Covid. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.